Non più, e non ci indurre in tentazione, ma diremo e non abbandonarci alla tentazione. Via libera dei vescovi a cambiare la traduzione del Padre Nostro, non una revisione solo sulla preghiera insegnata da Gesù, ma sull'intero libro liturgico, cioè dopo i testi sacri cambia anche la formula del messale e dunque in concreto il modo in cui i fedeli pronunceranno la preghiera. Si vuole così evitare l'idea di un Dio tentatore ed è senza dubbio questa una delle principali novità della 72esima assemblea straordinaria. Della conferenza episcopale italiana conclusa oggi in Vaticano, una novità che conclude un cammino lungo almeno 16 anni. 16 anni di confronto, di dialogo, di attenzione, di cura e anche di riflessione, e quindi di conseguenza anche di formazione rispetto a un messale che vuole essere corrispondente a quello che è un po' il cammino della riforma liturgica, anche accogliendo quello spirito che ci viene dal Concilio Vaticano II. Il testo, ben inteso, non entra in vigore subito, la nuova versione dovrà ottenere prima il via libera della santa sede e poi si potrà utilizzare quando cioè avverrà la pubblicazione della terza edizione del messale penso spero che nel 2019 non so dirvi quando eh, eh, ci possa essere appunto l'uscita anche eh, in stampa del nuovo messale altra novità riguarda Dio, la preghiera del gloria credi. non più è pace in terra agli uomini di buona volontà bensì è pace in terra agli uomini amati dal Signore più fedele al canto degli angeli dopo l'annuncio dato ai pastori spazio poi alla piaga degli abusi, i vescovi annunciano la nascita di un centro nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili al servizio delle diocesi. In arrivo a febbraio nuove linee guida da parte della Commissione per la tutela dei minori in una prospettiva nuova. Nel passato abbiamo pensato troppo allo scandalo, no? Si fa scandalo questa cosa, non la dire, è bene che tu non la dica. Direi che abbiamo fatto una scelta più evangelica, più radicale. Gli scandali non dovrebbero esserci, ma se ci sono, è bene che si manifestino purché trionfi la verità. In conferenza stampa, infine, il cardinale presidente precisa che sulla questione ICI non sono intercorsi al momento contatti col governo, senza escludere la possibilità di avviarne però in futuro e aggiungendo che le cifre apparse sui giornali sono tutte da verificare.